Allora, qui siamo all'interno della cantina o cantinone per il vecchiamento vini. Qui venivano allineate tutte le botti in rovere dove veniva sistemato il vino e travasato il vino per lasciarlo a invecchiare. Ora, queste cantine hanno una particolarità che mantengono la temperatura alla soliti gradi sia d'inverno che in estate, circa 10-12 gradi. Nei primi giorni però il vino, al giorno d'oggi per il mantenimento, viene usato delle pasticche, si chiamano pasticche di bizzolfino. A quei tempi queste pasticche non esistevano e allora si ricorreva a un altro sistema. Come potete osservare, sul soffitto vi sono degli anelli. In ognuno di questi anelli veniva posizionata questa torcia a tre candele. Questi si chiamavano zolfanelli. A cosa servivano questi zolfanelli? All'interno veniva deposta una miscela di olio e zolfo. Poi venivano accese queste tre lucerne, queste quattro lucerne, e venivano attaccate. Questo serviva per imbrigliare tutto l'ambiente, aromare tutto l'ambiente di zolfo, in modo tale che lo zolfo mantenesse il vino. Ora qui ci sono anche degli sfiati a contatto con l'esterno per l'aria, naturalmente, perché se no il cantiniere che aveva l'obbligo di venire a controllare che queste per almeno 20 giorni fossero sempre accese e rifornirle, onde evitare che il vino cambiasse o non fosse più bevibile, doveva venire qua e continuare a tenerle accese. Ora, questo naturalmente al giorno d'oggi non si usa più. Al giorno d'oggi abbiamo, come detto prima, delle pasticche di bizzolfito e con quelle il problema è risolto. Però l'ingegno che avevano prima i contadini e le persone anziane è stato perso.